Se avete bisogno di materiali, armi, trappole per Fortnite Salvamondo, c'è MMOGO in descrizione. Col codice KINUTV avrete altri 5% di sconto. E bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video. Io sono Kino, come avete visto abbiamo anche la intro nuova del canale, spero che vi piaccia raga, voglio sapere cosa ne pensate soprattutto dell'intro, ma bando alle ciance, oggi contest, anzi direi super contest sul lanciapalle di neve. Facciamo il lanciapalle di neve perché, raga, oggi è la vigilia di Natale. Innanzitutto, buona vigilia di Natale a tutti voi. E perché facciamo il lanciapalle di neve? Perché, appunto, essendo Natale, ricordiamo che, raga, il lanciapalle di neve è un evento, è un'arma evento dell'anno scorso, sempre in questo periodo. Quindi, molto, ma molto probabilmente l'avremo tra qualche giorno. Un nuovo lanciapalle di neve per tutti voi. Nel frattempo, Kino ve ne regala. Non 3, non 5, 10 lanciapalle di neve, anche di più. Perché? Adesso vi spiego subito come funziona. Allora, raga, estrarrò innanzitutto 5 persone dai commenti, nei commenti qua sotto. Ne estrarrò 5. Voi dovete scrivermi il vostro ID, però fare attenzione a questo video perché durante questo video vi darò le parole chiave. Vi darò 3 parole chiave che andranno scritte tra parentesi, di fianco, insomma, al vostro nickname di Epic, che mi faranno capire che voi avete guardato il video per intero. Quindi, la prima parola chiave io direi che è buon. Detto questo, io vi faccio vedere che il lanciapalle di neve ancora lo tengo al 106 perché? Perché prima non era possibile craftare. Tipo se ho un progetto al 130 non potevo craftarmelo al 106, mentre ora questa funzione l'hanno aggiunta, raga. È stracomoda, secondo me, finalmente. Finalmente, perché così quando vado nelle zone basse posso craftarmi le armi di stelle basse, appunto, senza sprecare i miei materiali. Comunque, senza divulgarmi troppo, io porto il lanciapalle di neve al 130. Lo tenevo al 106 perché così riuscivo a farne centinaia e centinaia ogni giorno, ogni missione, regalarli in giro. Insomma, chiunque mi abbia incontrato ha visto che io comunque ho sempre regalato lanciapalle di neve a tutti quanti, no, raga? Comunque, ora, a parte le mille parole che vi ho detto, andiamo in game e ve la faccio anche vedere. Allora, raga, parto già col dirvi che il lanciapalle di neve è, anzi, se non la mia arma preferita. Non una tra le mie armi preferite, la mia arma preferita perché diciamo che ha una durevolezza veramente ampia. In più respinge tutti i nemici, li fa rimbalzare indietro, li rallenta, raga, ed è anche ad acqua, quindi vabbè, non la potremo usare benissimo contro gli zombie di natura, però li respinge lo stesso anche agli zombie di natura. Non è un problema, tipo guardate qua d'acqua. È bello perché appunto costa come un lanciarazzi normale craftarlo. E in più dura di più, cioè dura molto di più del lanciarazzi. Guardate, eh. Io adesso userò sempre il lanciapalle di neve fino a che non si scarica. Diciamo che combinato magari al Teddy funziona meglio. Intanto il Teddy si risciotta, io li respingo indietro. Secondo me è una delle mie armi preferite anche, sì. Volevo dire due cose insieme, scusatemi, raga. Però mi piace un casino. La risata che fa quando lo ricarichi. Switchiamo. Perché mi ha messo il notturno in mano? Vedete, qua sono di natura, in pratica non gli faccio niente. Però per respingere li respingo comunque. Indietro. Ehi bro, com'è? Comunque raga, guardate, se io lo sparo in alto. Sono un po' sparpagliati. Pioggia di palle di neve. Raga, tra l'altro si possono anche spaccare le strutture con lanciapalle di neve, stracomodo, senza che mettiamo il piccone in mano, no?
Bello, guardate quello di fuoco. Quanto viene one shottato, mamma mia. Dov'è? Aia. Vedete, se questi vi sparano, i mostri della nebbia, voi tirate due palle addosso e smettono pure di sparare, smettono. Dai, ci sfidiamo? Op, op. Ti piacerebbe? Dai, ora li secco. Comunque, se siamo abbastanza veloci nel mirarli e spararli, questi qua non li facciamo neanche più sparare il raggio dalla bocca, GG. Raga, innanzitutto, anche la seconda parola. L'abbiamo detto che la prima era buon, la seconda sarà Natale. Storm chest più accampamento. Solo con lanciapalle di neve, dai, la torretta perché sennò. Anzi, ci proverei solo con lanciapalle di neve. Sono pure di natura, quindi sono pure svantaggiato, raga. Ricordiamo che il lancia uova di Pasqua invece è di fuoco, però non ha. Cioè, non funziona allo stesso modo del lanciapalle di neve, no? Diciamo che è un po' differente. Io per questo preferisco il lanciapalle di neve. Non si capirà niente, tutti sti colori. Dovrebbero sistemare un po' le texture del gioco, però, sinceramente. Guarda come vola quello. Ho fatto vedere in una zona al 100 più o meno quanto male fa. E adesso lo proviamo in una zona un pochino più bassa. Qua siamo a Monte Spago all'inizio, quindi più o meno 70, 78, 76, scusate. 1, 2, 3 palle di neve per uccidere il mostro della nebbia. Aia, chi è stato? Uno. Due. Sempre 3 palle di neve, un mostro della nebbia 76. Arrivo prima io. Vabbò. Comunque ho cambiato missione perché prima mi stavano nascendo tutti di natura e secondo me il video non stava venendo un granché. Io spero che quell'accampamento mi nascano di fuoco, almeno. È piccolino. Guardate raga, quello sta sul bordo, quel mostro nebbia. È caduto. Ah, c'è un altro bordo. Però se non ci fosse stato sarebbe caduto giù, capite? Quindi è utilizzabile anche in questa maniera, diciamo. Non solamente. Non solamente con. Cioè, per ucciderli, diciamo. E niente raga, la terza e ultima parola sarà salva al mondo. Quindi la frase completa ce l'avete voi, eh? Io non l'ho detta apposta, mi stavo per sbagliare, la stavo per dire ora e non avrebbe avuto alcun senso. Queste erano le tre parole, anzi sono più di tre parole. Diciamo che la prima è una parola, la seconda è una parola e la terza sono tre parole però. Niente di particolare, solo per festeggiare insieme a voi il Natale, raga. Che dire, il video spero vi sia piaciuto, il lanciapalle di neve resta una delle mie armi preferite. In battaglia reale no, non mi piaccio così tanto, ma qua su Salva il Mondo, raga, lo amo, cioè lo adoro. Like al video se anche tu adori il lanciapalle di neve. Comunque, vi ricordo, non vi ho detto anche una cosa importantissima, raga.
Metterò la lobby pubblica. Io estrarrò 5 persone, 5 commenti, ma metterò la lobby pubblica a partire dal 26 dicembre. Perciò adesso facciamo passare la vigilia e facciamo passare Natale. Il 26, il 27 e il 28 dicembre, ogni giorno, un'ora, una volta al pomeriggio e una volta alla sera, intorno allora più o meno al pomeriggio alle 4 in punto. E la sera alle 10 in punto aprirò la lobby. Aprirò la lobby della mia partita. Voi entrerete e ogni persona che riuscirà ad entrare gli regalerò un lanciapalle di neve. Quindi ne andrò a givare tantissimi, raga. Sperando che voi li usiate, che possiate provarlo prima che lo rimettano nello shop. E per oggi vi saluto, da Kino è tutto, spero che questo video vi abbia fatto piacere, vi abbia fatto anche un po' sorridere, ci vediamo domani con un nuovissimo video, bella raga!